del mondo antico. Mi piacerebbe esplorarle. Potrei scoprire qualcosa. Sceso, aria più fredda. Mi sto avvicinando a Cimaroccia. Eccomi a Cimaroccia. Cotallo mi sta aspettando. Ma forse prima darò un'occhiata in giro. Non riuscirà mai a ottenere gli altri donati. Ci proverà. E io sarò lì a guardarlo mentre si umilia. Ehi, straniera, vuoi comprare? Qualcosa? Torna da me un'altra volta. Hai ricevuto i tuoi ordini? Sì. Buongiorno. Ecco Cotallo. È la campionessa del Lessing. Cosa sta guardando? Se è lei, le devo portare. È un gran peccato. Aspetta, metà. Che non li abbiamo risvegliati a essa. Questa valle è piena di ribelli di Regalla. Stando ai ricognitori, sono giorni che passano di qui con le macchine. Le cavalcano, le trasportano o da alcune ne ricavano parti, soprattutto cannoni. Non sarà un percorso facile. Diamoci una mossa. Devo guidarti fino al bastione per parlare con Tecotte, per quanto possa servire. Non così in fretta. Devi dirmi qualcosa di più. Che posto è questo? Cimaroccia è nato come avamposto durante la guerra tra clan. Per sorvegliare il fondovalle e intanto proteggere l'ingresso. Per ora significa sorvegliare le truppe di Regalla. Se solo avessimo più soldati per fare di più. Per quanto possa servire, che cosa intendi? Il bastione è rimasto inviolato dalla nascita del clan. Lì dentro, Tecotte si ritiene invulnerabile. Se non vuole obbedire agli ordini di Ecarro, una straniera e un maresciallo mutilato non cambieranno le cose. Il tuo capo non la pensa come te. Ed è l'unico motivo per cui sono ancora qui, a parlarne. Perché il bastione è impenetrabile? È fatto di enormi massi. L'assalto frontale è inutile. Non è stato mai espugnato. Solo io posso farti entrare. Se
non hai altre domande? Perché sei sicuro che Tecotte non ci ascolterà? Un serpente nella sua tana sente solo il suo sibilo. E dai, non sai dirmi altro. E Carro dice che eri con loro prima di diventare maresciallo. Devi dirmi tutto quello che sai. Tecotte è scaltro e vendicativo. Se aveva fegato, puntava al trono di Ecarro, ma invece ne brama il potere da dietro il suo bastione, prendendo tempo, mentre i suoi nemici si indeboliscono. Ti può bastare? Per ora. Perché le truppe di Regalla spostano macchine attraverso la valle? Lo stanno facendo in tutte le terre dei clan. I ribelli catturano le macchine, ma la loro capacità di controllarle è limitata. Quindi le radunano e nei loro accampamenti fanno qualcosa che rende il controllo permanente. Ho visto gli accampamenti. È così. La loro attrezzatura consente override permanenti. Che i dieci ci proteggano. E c'è di più. Pare che abbiano messo gli occhi su macchine più grandi. Non so quali. Speriamo che non facciano l'override su di loro. Eri all'ambasciata. È così. Mi spiace per gli altri marescialli. Le loro morti non resteranno impunite. Stai ancora guarendo? Non guarirò mai. Ma questo non mi impedirà di spaccare qualche testa. Meno male che sei dalla mia parte. Allora, qual è il piano? Il bastione è a sud-ovest. Sicuramente incontreremo altre truppe di Regalla lungo la strada. Le potremmo affrontare o cercare di passare inosservati. Comunque, non sarà facile. Non lo è mai. Diamoci da fare. Sì, la mia squadra partirà presto per il boss. Vieni. Ci uniremo al resto dei difensori. Ah. Dei 10 di più. Non morto. Come convincerai Tecotte a mandare i suoi sfidanti? Non lo farò. Andiamo. I Tenat rispettano una lama e la forza di chiunque la brandisca. A cos'altro serve una persona? Beh, per fortuna siamo entrambi forti. Speriamo di non doverlo dimostrare. L'intera valle appartiene al clan del cielo. Sì, il clan l'ha difesa per generazioni. Da chi? Dagli altri clan Tenat e dai Kerja, tempo fa. Per una lezione di storia, parla con i cappellani. Quando hai lasciato il bosco, come sapevi che avrei aiutato i ribelli? Clan? Stanno depredando quella macchina. Uccidili o agire. Io ti seguo. Perché sempre pieni freddi? Bastardo in meno. E chiederò di cambiare il tono. Portato.
Morti. Bene. Andiamo al bastione. Quei ribelli raccoglievano parti di macchine, forse per altri override. E Tecotte non fa niente? Perché dovrebbe, se ha il bastione? Sono cresciuto dietro il muro. Là è facile avere un falso senso di sicurezza. Altri ribelli nel pianoro. Vai avanti tu. Continua a dividerci, eh? Steso. Ho bisogno di cibo, birra e un letto. Un altro turno di guardia senza prima secondaria. Abbatterò io! Sarà la mia tazza! Fa male, eh? Merda! Oh, vai da Dio! A Cimarocci hai detto che i ribelli si muovono qui intorno da giorni. Quando Tecotte capirà di non avere scampo, l'intera valle sarà già invasa. Se non ci andasse di mezzo il resto del clan, festeggerei quel giorno. Per vederlo umiliato. Eccolo là, il bastione. Dimmi quando sei pronta e ci annuncerò. Tu! Un maresciallo chiede udienza con il comandante! Non sapevo ce ne fossero ancora! Proteggiamo la via per la montagna? Dove ci troveranno le ali dei dieci? Bene, maresciallo! Vi mando l'ascensore!
volta date cotte, lascia fare a me. Sì, vediamo come va. Rieccomi. Questa era casa tua. Tanto tempo fa. Andiamo. Concentrazione. Impegno. Porco Tallo, immagina che cosa. Perché accompagna una straniera? Quella ferita! Sciallo Cotallo! Ho saputo che tuo fratello ha ottenuto un marchio dal maestro della fossa. E non la smette di parlarne. Beh, l'hanno presa bene. Convinto di poter sfidare una straniera e un maresciallo menomato. Che spettacolo! Mi ricorda la mia infanzia. Non so cosa sia stato peggio, tra l'essere emarginata o venire fissata con stupore. Preferirei essere emarginato. Ci siamo. Pronta? La tua lama si addumita. Siamo qui per te cotte, facci entrare. Torna il possente figlio del cielo. Lodi ai dieci. Il tuo capo ha chiesto l'invio immediato dei partecipanti al Kurrut. Volevamo accertarci che i tuoi non si fossero persi. Capisco. Regalla deve aver colpito duro se il capo deve inviare messaggeri simili. Lei ha sconfitto il campione di Regalla, Krudda, all'ambasciata. Una lotta onorevole. Ho impedito ai miei soldati di andare all'ambasciata. Così come ho deciso di non inviare sfidanti. Se combatteranno sarà qui, per proteggere le mura e il clan. Quel muro non vi difenderà. Non dalle macchine che controlla Regalla. Sono già alle vostre porte. Cosa ne sai tu delle battaglie che il bastione ha superato? Del sangue che bagna la pietra. So che non è nato per fare da scudo a un codardo. Eri un grande guerriero un tempo. Ora non più. Dia e Carro, con il dovuto rispetto, che i nostri sfidanti rimarranno qui e resteremo tutti al sicuro dietro il bastione. Lo sapevo. Le parole sono inutili con lui. Dovremo ucciderlo. Sarà dura con queste guardie. Stai ascoltando? Resteremo al sicuro dietro al bastione, ha detto. Aspettami qui. Voglio guardare il muro più da vicino. Cosa? Perché? I ribelli che comandano con le mani. Come qua.
Le domano il qualità. Ah, la straniera errante. Vieni, facciamo qualche scambio. Potrebbe essere meno solido di quanto creda Tecotte. Devo scendere alla base e controllare. Servirà, ne sono sicura.